llegarás ese día que no me separe nunca más de ti. Cuando llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Si supieras lo que lucho por poder salir, piensa que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser. Si supieras lo que invento por volverte a ver. Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti. Cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verme y hablarme cuando lo quieras. Il repertorio musicale popolare in lingua spagnola è, come potete immaginare, sterminato. Intanto si appoggia a tradizioni strumentali diverse, ricchissime. Cioè, pensiamo a quanta musica possiamo mettere insieme unendo, non so, tutta la musica cubana o argentina, del Messico, della Colombia, tra l'altro da cui siamo partiti, no? E della casa madre spagnola anche, ovviamente. Cioè, tutto è sconfinato e nasconde perle che si scovano in continuazione. Cioè, è una ricerca che dà facilmente soddisfazioni, ma è anche abbastanza labirintica. Cioè, ovviamente un tossico di esperienze musicali, come purtroppo, per fortuna, sono io, ha trovato in questo un terreno molto, molto fertile, molto facile. Il pensiero però è sbagliato, cioè il luogo comune che mi ero fatto della musica spagnola, di derivazione spagnola, è parzialmente sbagliato. Cioè, pensavo che non ci potessero essere dei grossi centri di convergenza, no? Verso determinati artisti, che fosse un po' tutto sparpagliato, legato alle nazionalizzazioni del repertorio, e l'idea è abbastanza sbagliata. C'è l'elemento linguistico, influisce come sulla potenziale unitarietà del repertorio. Cioè, a distruggere il preconcetto è stato, tra l'altro, un artista gigantesco di un paese ancora nuovo che andiamo a trovare dopo il Messico, e dal Messico lo raggiungiamo con relativa facilità, attraversando metaforicamente il Mar dei Caraibi, e stiamo parlando del Venezuela. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío.
tu corazón con el mío. Luna, 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 luna llena, menguante. Luna, 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 luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo. A mata este gavilán que no me deja gallina, hijo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Luna, 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 luna llena, menguante. Luna, 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 luna llena, menguante. Luna llena, póngate. Questo brano che avete ascoltato è la versione di Caetano Veloso, e qui dovrei fare una pausa lunghissima, rispettosa, rispettosissima per un artista che aprirebbe un universo parallelo in quanto correlati, quindi altre parallele trasmissioni dedicate ai suoi correlati. Dicevo, è una versione di Caetano di un brano di Simón Díaz. Il brano si chiama Tonada de Luna Llena ed è un omaggio di uno dei musicisti più famosi dell'universo, cioè Caetano Veloso, più famosi e di qualità di tutta l'America Latina, verso Simón Díaz, che è l'autore probabilmente più influente dell'intero continente. Simón Díaz è venezuelano, è un personaggio che magari ci dice poco, se non per il nome e cognome abbastanza ricorrente. È un personaggio televisivo e cinematografico, è un musicista studiato, cioè uno che ne sapeva, un autore, un cantante e un'autorità culturale. Per dargli un volto noto, diciamo, per comprenderne lo spessore e la rappresentatività rispetto a un contesto come può essere il nostro, quello italiano, potete immaginarvi un mix tra non so, Domenico Modugno, che è la massima autorità musicale che possiamo pensare in Italia nel mondo, no? Se non altro per i suoi successi, e un Enzo Iannacci. Quindi, dato che il repertorio di Simón Díaz alternava dai passaggi di lirismo altissimo, ripresi da, non so, da direttori d'orchestra come Gustavo Dudamel con l'orchestra Simón Bolívar in chiave sinfonica, o da Placido Domingo o altri cantanti di opera, alternato dalle gaitas, che sono dei veri e propri pezzi cabarettistici incisi su disco e che alternano brani narrativi a ritornelli scherzosi. Però prima di parlare approfonditamente di Simón Díaz, non voglio saltare quello che è il passaggio attraverso il quale sono arrivato a lui, che è un passaggio clamorosamente casuale, che ben rappresenta quello che alcuni così divulgatori definiscono il bello della rete. Dunque, tra i mille canali inutili della rete, tra i mille canali inutili di YouTube, ne esiste uno fantastico che si chiama El Marchante, che è un canale che propone ascolti settimanali di album vari del repertorio latinoamericano, di dischi rari, ricercati. E in un'uscita del 2020 avevano proposto l'ascolto completo di un album di Maria Rodriguez del 1986. Il disco si chiama La Tremenda, Song from Venezuela. Ed è un disco registrato da Maria Rodriguez, già sessantenne, guarda caso, e guarda caso inciso dalla World Circuit Records, cioè quell'etichetta che già ha ricorsa molte volte nelle nostre puntate. In questo caso però prodotta non da Nick Gold, ma da Han Hunt, che è cofondatrice della World Circuit con Nick Gold,
e anzi vi dirò di più, questo album è il WC001, cioè il primo album prodotto e distribuito da questa miracolosa etichetta, che per i più distratti è la stessa di Buena Vista Social Club, di la stessa etichetta che ha prodotto l'Infarcature dal 90 in avanti e di moltissime cose meravigliose che cerchiamo di proporre in questo podcast. E ci sono una serie di finezze, tra l'altro, in questo canale YouTube, nel El Marciante. C'è intanto una serialità molto chiara, cioè questo album ad esempio è l'uscita numero 29 ed è chiaramente definito nel titolo, e aiuta molto il maniaco del genere, no? Quello che vuole andare poi a ascoltarsi altre cose. Poi c'è una bellissima inquadratura fissa dall'alto, in cui c'è il piatto del giradischi, si vede quando El Marciante mette il disco sul piatto, appoggia la copertina, che la trovate appoggiata di fianco al piatto. Ci sono delle piccole decorazioni e c'è soprattutto la divisione delle tracce dell'album temporale sulla linea rossa che scorre del canale YouTube. Incuriosito dal genere di questo disco, che principalmente potremmo definire bolero latinoamericano, quindi una musica carica di percussioni africane, strumenti a corde, ritmi sincopati, zoppicanti, in cui non è né lineare né immediato mantenere il tempo battendo il piede sul batter musicale. Allora sono andato a cercarmi altri album sullo stesso canale, perché questo mi aveva particolarmente colpito, finché completamente rapito mi sono fermato davanti a una copertina molto bizzarra di un piccolo ometto con cappello, una specie di Renato Rascel, con cappello da cowboy, a cavallo di un somaro, calzoncini corti al polpaccio, un chitarrino minuscolo in mano che come dire, mostra alla camera che lo riprende. E il disco è a nome Simon Diaz con Hugo Blanco y su conjunto e si intitola Yale Go Simon, ed è del 1963 e contiene questo brano che è la tonada del Cabestrero, che possiamo ascoltarci soltanto qui in sala in quanto è tratto direttamente dalla registrazione, quindi non possiamo diffonderlo online. Cercatevelo perché è sconvolgente. Tra l'altro c'è una versione su YouTube cinematografica della tonada del Cabestrero, suonata da Simon Diaz completamente in bianco. Si chiama non ricordo il nome del film, comunque è bellissima la scena perché c'è lui vestito in bianco come in uno studio o come in un locale, diciamo, in cui c'è gente che lo sta provinando e suona questo brano meraviglioso mentre degli altolocati lo guardano stupiti di che questo personaggio così piccolino e bizzarro sia in grado di fare una cosa di questo tipo. Ascoltiamo la tonada del Cabestrero. I brani di Simon Diaz sono stati reinterpretati da Caetano Veloso, Mercedes Sosa, sono coreografati da Pina Bausch, sono utilizzati nei film di Pedro Almodovar, nelle sue colonne sonore. Insomma, siamo a un livello molto alto, no? Simon Diaz è uno degli eroi, tra l'altro, della propaganda di Hugo Chavez. È un artista internazionale riconosciuto in tutto il mondo, omaggiato da un divo della lirica come Placido Domingo, dicevamo prima, o da una pop star latina come Julio Iglesias. Viene accolto dal Papa in udienza privata quando il Papa visita il Venezuela. Insomma, la sua figura nel paese fa dal contraltare popolare a quella di José Antonio Abreu, che è un piccolo grande uomo che ha messo in piedi quel miracolo filantropico che è il Sistema, cioè un programma di insegnamento musicale e integrazione per i bambini e i ragazzi delle favelas venezuelane, programma da cui sono usciti poi artisti della musica classica di livello mondiale. Diaz e Abreu sono state due figure che Chavez ha sostenuto e appoggiato anche finanziariamente, per mostrare al mondo il lato modernista della sua dittatura, no? La stima però non è mai stata ricambiata con un atto ufficiale, una dichiarazione ufficiale, cioè Diaz e Abreu erano persone integre, venezuelani rispettosi della forma, cioè incontrano Chavez, rispettano il leader della rivoluzione popolare, rispettano il consenso che ha, interloquiscono con lui, si congedano con grande dignità senza però mai appoggiare modi o parole. Diaz e Abreu sono due ambasciatori di un paese che non nasce povero, ma che lo diventa, e di cui parleremo nella prossima puntata. Qui infatti ci fermiamo perché inizia veramente un altro viaggio, quindi conviene sederci, aspettare e ascoltare.